possibile tesoretto nel DEF è una notizia positiva, credo, per i conti italiani. Molto positiva, aspettiamo le carte definitive, ma credo che se ci fosse lo spazio per un intervento da più di 1 miliardo di euro contro la povertà, contro l'esclusione economica, per rafforzare l'assistenza alla parte più bisognosa della popolazione, noi andremo nella direzione giusta e soprattutto faremo una scelta coerente con quello che abbiamo sempre sostenuto. Abbiamo cercato in questo primo anno di governo di ridurre la spesa pubblica per, da una parte, abbassare le tasse, e nel 2015 le riduzioni di imposta sono pari a 18 miliardi tra l'intervento del bonus IRPEF, l'IRAP e lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, dall'altra incrementando gli interventi di carattere sociale nel campo dell'istruzione. Quindi questa iniziativa sarebbe pienamente in linea con il nostro programma e con i nostri valori. Mi auguro che si concretizzi nel DEF e poi nella legge di stabilità, che sarà il provvedimento in cui metteremo i punti sulle i e renderemo definitive le scelte. Auspica una convergenza del Partito Democratico sulla questione della legge elettorale, perché si è di nuovo parlato nelle ultime ore, ha detto la Boschi, in extrema ratio si potrebbe arrivare alla fiducia. Ma io sono contrario a fare una discussione che dà per scontato che nel Partito Democratico non si riesca a trovare un punto di sintesi nel voto. Io credo che ci riusciremo, mi auguro che le persone che hanno fatto ultimatum e minacciato non partecipazioni al voto cambino posizione. Del resto discutiamo di riforma elettorale da 14 mesi, il confronto nel Partito Democratico è ampio, c'è stato, sono state accolte molte richieste della minoranza, è un provvedimento che è migliorato grazie anche all'intervento della minoranza, che ora ha raggiunto una condizione largamente soddisfacente. Credo che tutto il Partito Democratico può sentirlo proprio e rivolgo un appello affinché da parte di nessuno ci siano defezioni nel voto. Di questo discuteremo più approfonditamente nella riunione dei gruppi parlamentari mercoledì prossimo. Sono convinto che il voto che emergerà da quella riunione sarà vincolante per tutti. Ecco, come segretario regionale non vede un po' disintegratica questa figura del presidente di Finmeccanica, visto quanto è accaduto, lo dico segretario regionale, per quanto è accaduto naturalmente ad esempio a Viareggio, per i fatti appunto della Diaz che hanno toccato Di Gerolamo, e De Gennaro la sua posizione, anche per quanto è emerso della Diaz. Ma io credo che le parole che ha pronunciato in merito il Presidente del Consiglio siano quelle che vanno dette in questo caso. Noi stiamo parlando del Presidente di una grande azienda che ha come azionista di controllo lo Stato, deve essere giudicato per quello che ha fatto o non ha fatto come Presidente di Finmeccanica. Il G8 e i fatti del G8 furono una vergogna per l'Italia, sono fatti che risalgono a 14 anni fa, sono stati oggetto di procedimenti giudiziari che si sono conclusi in tanti casi con condanne, in altri casi come per De Gennaro con assoluzioni. Questo non toglie che noi dobbiamo ancora capire molte cose di quello che avvenne, ma il problema principale non mi sembra De Gennaro, ma la gestione politica che ci fu. Ricordo che nel 2007 l'Unione, che aveva questa cosa nel suo programma elettorale, cercò di istituire una commissione d'inchiesta a favore della quale votarono i Democratici di Sinistra e la Margherita, ma votarono contro anche partiti della maggioranza come IDV e Udeur, e altri si assentarono come la rosa nel pugno. Credo che una bella pagina l'abbiamo scritta invece ieri alla Camera votando in prima lettura, il Senato dovrà farlo nelle prossime settimane, una legge, quella che istituisce la fattispecie di reato di tortura, che colma un vuoto, che ci permette anche di rispondere positivamente ad una sollecitazione, ad un richiamo che ci è venuto dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. E la campagna elettorale è entrata nel vivo, naturalmente ci sono un po' di tensioni sui territori, soprattutto per la composizione ultima delle liste. Sarà la segreteria regionale a dire l'ultima parola? Questo lo prevede il regolamento, l'organo che dirà l'ultima parola è la direzione regionale che si terrà il 18 aprile a Firenze. Sì, ci sono delle tensioni, ma sono tensioni normali quando la selezione delle candidature, come abbiamo deciso di fare noi, è affidata a un processo democratico e trasparente. Nel caso degli altri partiti non si vedono tensioni perché non si sa chi decide, come decide, con quali regole, in quali stanze, ed essendo tutto nascosto e opaco
non emergono nemmeno le frizioni. In questo caso quindi le frizioni sono il sintomo della vitalità del Partito Democratico, entro sabato risolveremo tutti i problemi. E quando le presenterete definitivamente le liste a questo punto? Credo subito dopo la direzione regionale di sabato. Noi abbiamo nel regolamento inserito la clausola per cui in prima convocazione la direzione può approvare la lista se ci sono i 2/3 dei componenti. Se per una qualche ragione, assenze o altra, non avessimo i 2/3 dei componenti, ne dovremmo riconvocare un'altra, suppongo lunedì, dove si può decidere a maggioranza semplice, quindi al massimo lunedì le liste del Partito Democratico saranno note.